Bene, bene, pronti a prender nota. Parleremo di cose importanti. Quattro semplici consigli per la sicurezza in mare. L'estate sta arrivando e siamo sicuri che non vedi l'ora di tuffarti e prendere il sole. Magari hai anche già prenotato in qualche bella spiaggia? In ogni caso, non farti cogliere totalmente alla sprovvista. Ricorda che sia la spiaggia che il mare possono essere pericolosi, ma se sai come comportarti di fronte ad ogni eventuale brutta sorpresa, allora sì che passerai sicuramente una bella vacanza al sole. Prendi carta e penna, allora, e segnati queste regole di sicurezza per quando ti troverai in spiaggia sotto al sole. Anzitutto, non dimenticare di prendere con te tutto l'occorrente per affrontare le emergenze in spiaggia. Un kit di pronto soccorso con medicinali per vari tipi di situazioni urgenti, medicinali per le congestioni, inalatori e EpiPen, protezione solare con valore di almeno 30, borse termiche con ghiaccio, tanta acqua e bibite, cibo, almeno panini, biscotti, frutta secca, frutta e cracker. Ecco, ora in caso di emergenza hai tutto ciò che ti occorre. Ehi, persino se c'è un'emergenza da astinenza da biscottini, succede, sai? Ora vediamo però in quali pericoli più specifici potresti imbatterti, cioè immergerti, una volta arrivato sulla tua spiaggia da sogno. Cosa fare se nel tuo luogo di vacanza ci sono gli squali? Anzitutto, se vedi uno squalo, niente panico. Più facile a dirsi che a farsi, ma forse devi sapere qualcosa di rassicurante. La pessima reputazione di questi predatori è in gran parte immeritata. Infatti, soltanto pochissime persone ogni anno rimangono uccise da uno squalo. Significa che, statisticamente, hai più possibilità di finire annegato a due passi dalla riva, o persino di venire colpito da un fulmine, che di finire vittima di uno squalo. Ad ogni modo è bene sapere come comportarsi se nel tuo resort esotico si aggirano questi pesci carnivori, così da diminuire i rischi di finirne preda o di restare seriamente ferito. 1. Anzitutto, non entrare mai in acqua se ci sono segnali di pericolo sulla spiaggia. Sono lì apposta, leggili bene, e ascolta sempre gli avvisi diramati dagli altoparlanti del tuo litorale o del tuo villaggio. 2. Non nuotare di notte, all'alba o al tramonto. È in queste ore che gli squali vanno a caccia e sono quindi più aggressivi del solito. Inoltre, ovviamente, quando è buio e hai visibilità quasi a zero, ti sarà praticamente impossibile avvistare un animale che ti si avvicina. 3. Nuota solo quando il mare è calmo e trasparente. Così facendo, potrai avvistare in tempo qualsiasi pericolo. Ricorda che gli squali si affidano ad altri sensi oltre la vista, mentre tu hai solo i tuoi occhi a cui affidarti. 4. Adesso non cominciare a canticchiare la musica dello squalo, eh? Sai quel tun 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 tun. Sai, certi squali amano vantarsi con altri squali e mordicchiare i turisti, e se fai questa musica li incoraggerai soltanto. Ok, me lo sono inventato, ma la richiesta di non cantare rimane valida. Fai attenzione anche a come ti vesti. Gli squali reagiscono ai colori brillanti o agli oggetti scintillanti perché potrebbero scambiarli per le loro prede abituali. Insomma, non fare la foca. Evita di indossare costumi di colori brillanti, soprattutto giallo, e non mettere pinne colorate ai piedi, o uno squalo potrebbe scambiarti per il suo spuntino. Prima di tuffarti, inoltre, togliti tutti i tuoi gioielli, orologi e accessori che causano riflessi metallici, o allo squalo sembrerà di vedere la luce riflessa dalle scaglie di un appetitoso pesciolino. Cioè tu. Cinque. Non sguazzare e non fare movimenti bruschi in acqua. Per uno squalo, ogni movimento improvviso significa che da qualche parte c'è un animale ferito, quindi una facile preda. Evita di fare movimenti improvvisi quando fai immersioni o nuoti sott'acqua, o attirerai su di te attenzioni indesiderate. 6. Se avvisti uno squalo, resta calmo e concentrati sull'uscire velocemente dall'acqua. Devi muoverti silenziosamente e rapidamente. 7. Fai attenzione se lo squalo si comporta come se stesse per attaccare. Se vedi che nuota in cerchio, curva la schiena, fa svolte improvvise o abbassa la pinna dorsale, significa che sta per attaccare, quindi assumi una posizione difensiva.
Avrai sentito dire che per sopravvivere all'attacco di uno squalo devi colpirlo sul naso. È vero, ma non tutti hanno il coraggio o la forza di farlo davvero, specialmente sott'acqua. Nel rarissimo caso in cui l'incontro ravvicinato avvenga davvero e ci sia pericolo, tira fuori di tasca queste note e ripassale per bene per capire cosa è meglio fare, anche se sarà difficile leggerle sott'acqua, e anche fosse mentre perdi tempo a leggere lo squalo farà di te un sol boccone. Comportati così, cerca di frapporre qualcosa di solido tra te e l'animale, ad esempio una maschera da sub, una tavola da surf o un altro turista. Scherzo, eh? Se non hai niente a portata di mano, il miglior modo di scacciare il predatore è colpirgli gli occhi o le branchie. In ogni caso combatti, e lo squalo capirà che non vale la pena prendersi il disturbo di farti del male. Altrimenti, ehi, puoi sempre indicare allo squalo quell'altro turista da mangiare al posto tuo. Ok, la smetto. Come evitare di venire punti da una medusa? Se prendi un po' di precauzioni, non avrai nemmeno bisogno di preoccuparti delle meduse. Scegli anzitutto una zona dove puoi nuotare tranquillamente. Se sai che in una certa area ci sono delle meduse, evita di nuotarci in mezzo. Fai attenzione anche ad eventuali cartelli di pericolo o bandiere rosse. Si tratta del simbolo internazionale che indica acque infestate da meduse. Se vedi una medusa spiaggiata, non toccarla. Anche quando l'animale è morto, i suoi tentacoli restano velenosi e urticanti. Quando si dice dovrai passare sul mio cadavere. Se malgrado tutte le precauzioni finisci comunque punto da una medusa, niente paura. Non si tratta di una minaccia letale. Fa male, certo, tanto male, e causa una brutta irritazione. In certi casi estremi il veleno può anche diffondersi nell'organismo. Ma se reagisci velocemente e correttamente, non succederà niente di male. Chiama subito aiuto, anzitutto, e vai al pronto soccorso se sei stato punto su una superficie ampia, ad esempio su tutto il braccio o sul torace. Se la medusa ti ha colpito sul viso o sui genitali, o se stai avendo una reazione allergica, corri in ospedale. I cubozoi, una specie di meduse che vive nell'Oceano Pacifico vicino all'Australia e alle Hawaii, sono molto pericolosi. Il loro veleno è incredibilmente potente, quindi se vai da quelle parti occhio a delle creature di colore celesti, con una testa cubica. Possono raggiungere i 2 metri di lunghezza. Cavolo, somiglia a mio cognato. Se ti punge una medusa, resta calmo ed esci subito dall'acqua. Non toccare la zona colpita e non grattarti, perché potrebbero esserci ancora delle ventose che aderiscono alla tua pelle. Versa dell'acqua salata, mai acqua dolce, molto importante, sopra la zona interessata e lasciala così. Non asciugarla e non passarci sopra nulla. Puoi anche versare una generosa quantità di aceto sopra la pelle irritata e lasciarlo agire per circa mezzo minuto. Se puoi, aggiungi anche un po' di acqua calda all'aceto. Dopo mezzo minuto, gratta via tutto con qualcosa di plastica, come un bancomat. Eventuali ventose ancora attaccate alla pelle verranno così rimosse. Per un po' di sollievo dal dolore, immergi la parte ferita in acqua calda, circa 43 gradi centigradi. Gli esperti affermano che il calore allevia il dolore e diminuisce l'effetto del veleno. Per quanto riguarda il famoso fai pipì sopra la puntura di una medusa, è solo una diceria, quindi evitalo. E poi dai, è una scena che nessuno vorrebbe vedere. Cosa fare se metti il piede sopra un riccio di mare? Mettere il piede su un riccio di mare mentre passeggi tranquillo è un incidente comunissimo e può rovinarti di brutto la vacanza perché questi animali sono velenosi e la loro puntura necessita di cure immediate. Anzitutto, assicurati di non avvertire dolori al petto, nausea o difficoltà respiratorie. In questo caso, subito al pronto soccorso. Altrimenti, inizia a rimuovere gli aculei. Di solito, oltre a ferire, rimangono attaccati alla pelle. Usa delle pinzette per tirarli via. Le estremità degli aculei dovrebbero vedersi a fior di pelle. Se non si vedono, usa della cera calda. Versane sulla zona colpita, fai asciugare e rimuovila. Porterà via con sé anche gli aculei. Quando sei sicuro che non ci sono altri aculei ancora conficcati nel tuo piede, pulisci la ferita con acqua e sapone. Puoi usare anche acqua ossigenata. Non fasciare la ferita con garza o bende, perché potrebbero comunque esserci altri aculei e deve esserci dello spazio per rimuoverli. Fai un bendaggio leggero solo prima di andare a letto, altrimenti la ferita rischia di infettarsi mentre dormi. Cosa fare se vieni trascinato via dalla corrente?
non ci sono solo gli animali a rendere pericolosa la tua vacanza sulla spiaggia. C'è un altro nemico nelle acque, un nemico che ogni anno reclama le vite di centinaia di persone. Stiamo parlando delle correnti. Succede spesso nelle acque oceaniche, anche vicino a riva. Sono correnti veloci e vorticose, che possono trascinarti al largo in un attimo. Prima di fare il bagno, controlla se vedi dei rivoli di corrente sospetti. Le correnti possono creare della schiuma, o al contrario, creare specchi d'acqua stranamente molto calma. Se entri in acqua e avverti all'improvviso una forte spinta, esci subito. Se l'acqua è già a livello del tuo petto, ti sarà quasi impossibile liberarti di una corrente improvvisa. Se resti intrappolato in uno di questi vortici, resta calmo per non finire sott'acqua. Non cercare di nuotare controcorrente, ti stancheresti soltanto. Anche i vortici più pericolosi sono di solito larghi non più di 10 metri. Se inizi a nuotare parallelo alla linea di riva, riuscirai a liberarti facilmente. Un altro consiglio è nuotare in direzione di onde in avvicinamento. Ti aiuteranno a capire dove termina la corrente vorticosa. Appena sei uscito dal vortice, nuota in diagonale verso la riva. In questo modo la corrente non potrà catturarti di nuovo. Mai avuto problemi ed emergenze in mare? Come ti sei comportato in quel caso? Condividi le tue esperienze e i tuoi consigli qui sotto nei commenti. Per ricevere tutti i nostri aggiornamenti, iscriviti al nostro canale e unisciti a Il Lato Positivo.